Partiamo da queste, con Rossella Angiolini, da queste elezioni in Umbria che si terranno domenica. Innanzitutto qui ci sono i due contendenti già sorridenti a braccetto e questo mi preoccupa. Diciamo la che bontonne, dai. La seconda cosa che mi preoccupa, siccome mia moglie è umbra... Sì, che voti il PD? Lo voterà di sicuro. Ah, di sicuro. Perché è amica di scuola da ragazzi. Allora, se l'amicizia è sacra. Di Verini, dell'onorevole Verini, e quindi... Io sono amico del suo fratello, quindi... Di Verini? Sì, che faceva il cantante. E te che fai? Voti PD anche te in Saramiro? No, io non voto. Ah, ecco. Prima di tutto non voto in Umbria. Ah, già, è vero, hai voto ragione. Manco in Toscana. No, quindi figurati se voti in Umbria. Quelli che voterei io non ci sono, anche perché sono fuori legge. Vabbè. Però tu, che sei una politica molto più calma di me, spiega per come devono votare e perché devono votare. Allora, prima di tutto in Umbria è una cosa ridicola il fatto che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle siano alleati. Perché dico che è ridicolo? In una lista civica. Di nascosto, Leo? Te lo dico subito. Perché tutta questa, diciamo, indagine giudiziaria che ha colpito i vertici del Partito Democratico, compreso la Presidente della Regione, è venuta fuori grazie ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, cioè sono loro che hanno fatto venire fuori questi reati così gravi, per questo clientelismo e quindi nell'ambito della sanità umbra. Ora, quegli stessi consiglieri regionali che hanno messo in ginocchio il PD sono costretti ad allearsi insieme al Partito Democratico sostenendo questo candidato che tra l'altro aveva simpatie di destra. Quindi te mi devi dire dov'è la serietà e la coerenza di questi due partiti. È soltanto un gioco di poltrone. La speranza cioè di vincere ancora e quindi di poter sistemare tutti i loro adepti nelle poltrone. Dicono che tutti fare la politica è una rimessa, però ci vogliono andare tutti. No, dunque allora fare la politica oggi ci vogliono andare tutti per due motivi. Primo, perché sono posizioni di potere e quindi tutti ne vogliono approfittare per fare i soldi, affari contro affari. In secondo luogo perché in Parlamento sono degli stipendi molto alti, hanno tanti benefit. Ecco, il prete comunista ci ha suonato le campane. Io lo so, questo mi disturba sempre mentre parlo del Partito Democratico. Quindi dicevo, ora urlo ancora di più così mi sentite meglio, che è tutto, come dicono gli italiani, un magna magna. Quindi basta, basta, basta. Allora che vi dico io? Umbri, votate il centrodestra, votate Salvini, votate la Meloni, votate Berlusconi, cioè dopo 70 anni, anzi un po' meno, 50 anni che comanda il Partito Democratico, con tutti i danni che ha fatto, a questo punto dimostrate un momentino di tenere alla vostra regione e votare il centrodestra. E io concludo con un appello al prete di Piazza Giorgio. Basta di suonare le campane, suona un po' ma meno, poi ragazzi. Meno, un quarto e poi campane. Sempre ogni volta che parliamo noi del Partito Democratico, ma non mica capito. Ci ha sentito, meno male. Va. Buon voto a tutti.